Siamo qui a festeggiare il Santo Natale con gli amici della Fondazione Magna Carta all'Aquila e non vediamo l'ora di poter partire ufficialmente con questa campagna elettorale. Fondazione Magna Carta è una fondazione nella quale si fanno tanti progetti politici e si studia anche, perché la politica è anche studio e impegno. Io credo che non è un caso che, pur essendo all'opposizione, siamo riusciti in questa legislatura, che è una legislatura difficilissima, per alcuni versi addirittura drammatica, soprattutto per chi ha a cuore la libertà, siamo riusciti a far passare più di un emendamento. Questo non è dovuto soltanto alla considerazione, al lavoro parlamentare, è dovuto soprattutto al fatto che dietro quegli emendamenti, dietro quelle proposte, c'è una squadra che lavora ogni giorno, che approfondisce e a volte anche i sordi che non vogliono sentire, quando sono investiti da argomentazioni forti, sono costretti ad ascoltarti e magari a darti soddisfazione. E abbiamo un quadro politico nazionale un po' complicato, quest'oggi il governo ha avuto qualche difficoltà in più rispetto al previsto per consegnare il maxi emendamento alla legge di bilancio, è evidente che chi è molto impegnato nell'attività di governo magari ha qualche difficoltà a coordinarsi con gli altri alleati e sciogliere questa riserva, ma confidiamo in una soluzione in tempi brevissimi, perché l'Abruzzo non ha più tempo da perdere da questo punto di vista. Mi augurerei una cosa, per l'Aquila che la ricostruzione vada avanti, che il decennale non sia soltanto una ricorrenza, ma sia invece una ripartenza, e per l'Abruzzo che ritrovi un punto di gravità. L'Abruzzo è la regione più duale d'Italia, c'è la montagna e c'è il mare. Questa dualità può essere un grandissimo punto di forza, ma negli ultimi anni è diventata una pericolosa frattura. L'Abruzzo deve tornare ad essere uno e deve tornare ad essere il primo sud. Che vuol dire il primo sud? La locomotiva del sud, quella che cammina più veloce delle altre e che magari traina con sé gli altri territori. Di questo Abruzzo l'Aquila è la capitale.